Qualche squillo, però insomma, poi tra l'altro il Genoa è una squadra, no, che ha dimostrato con Gilardino di saper tenere testa un po' a chiunque. Ecco, come Sì, inquadri ora questa partita? l'Inter, te la inquadro, che adesso c'è l'Inter davanti sulla sinistra, prova ad andare via Carlos Augusto, c'è la chiusura di Sabelli, l'Inter guadagna comunque un fallo laterale perché l'ultimo tocco è di un giocatore di Sabelli, quindi è fallo Eh sì. laterale a favore dell'Inter, dodicesimo di gioco, Carlos Augusto, pallone all'indietro per Çalhanoğlu, Çalha dà la palla a Carlos Augusto un po' troppo arretrata su questo fallo laterale, quindi praticamente il possesso torna tra i piedi dei giocatori del Genoa che quindi ripartono in difesa con Dragusin che porta avanti la palla da regista basso, poi viene attaccato da Arnautovic, allora arretra ancora il gioco per Martinez allarga tutto sulla destra, ancora per De Winter, si fa vedere Frendrup, ancora Badeli che si arretra tantissimo il suo raggio d'azione, ora il Genoa fa scorrere la palla in orizzontale in fase difensiva, l'Inter aspetta nelle sue posizioni, prova un timido pressing adesso Barella sulla fascia, la Genoa prova a salire, c'è la chiusura di Bissek, serve proprio Barella, una serie di spinte a metà campo, vediamo chi esce vincitore a livello fisico, vince il Genoa che prova ad andare avanti ora con Ekuban che viene attaccato e fermato in modo falloso da Mkhitaryan, Sì, calcio di giallo, punizione sì. per il Genoa dalla tre quarti Stava in centrale, qua giallo. Mkhitaryan Eh sì. un po' indietro rispetto al numero 18 del Genoa che protegge bene il pallone, costretto a fare fallo e calcio di Stava in punizione per il giallo. Genoa. Era un bel giallino, Stava in il giallo qua, Genoa. sì. Ci stava qui? Fa Sì, segno direi. Sì. Vabbè, un giocatore. lo Chirico, vuoi dire la trattiene. tua? Tiratala. Beh, lo trattiene. Se finora è sempre stata la trattenuta, fallo tattico, giallo. Con loro non funziona. Vai, Con loro è sì. un'altra cosa. Con No, loro no, puoi ci ho dover, già devi pensato dover. Con io, loro non Marcello, funziona. stai tranquillo, l'ho Con loro non detto. funziona. Va Con loro bene non così, funziona. dai. È sempre, no, non va bene così. Va bene a te. Ma se la regola dice, se tu mi tiri la maglia, fai Giusto, ci fallo stava il tattico, è giallo, ci giallo stava il giallo. automatico. Punizione Siamo per il loro, Genoa, non si sa tredicesimo perché. di gioco. Adesso facciamo la vivisezione come ogni puntata No, dei no, no, falli non è la dell'Inter. visizzazione, quello è il Attenzione al cross regolamento. in Poi il mezzo, regolamento, pure siccome attenzione, il signor Rocchi lo spazza cambia ogni bastoni. settimana, è Vogliamo normale che commentare anche i succedano falli queste cose qui. laterali sbagliati Ah, dalla vabbè, un parte. No, mancato perché tutte le giallo. puntate in cui c'è la cronaca dell'Inter è così. Ditemelo voi, No, cioè no. su Ma ogni Filippo, minimo ascolta. contatto a metà campo Beh, facciamo la dai, vivisezione. Ditemelo perché io smetto di fare la è telecronaca e l'ultima. parliamo solo di arbitri. Anzi, Ma no, no, no. facciamo una sala Ci VAR sta. vicino alla linea del fallo laterale, dai. No, Facciamolo. comunque, No, adesso lo va stava bene, dicendo col sorriso, ma sai, un mancato io no, giallo ancora per in un poco, momento in cui c'è Cramo, una ancora per soggettività poco, arbitrale. resisti, dai. Dai, Resisti, che stasera è resisti, dai, lo sai che lunga. ti voglio bene, resisti. Dai, infatti lo dice. Ah, vabbè, ha segnalato questa. Sì, ma ormai Io faccio la segnalato anche vivisezione, Serafini, qua non è c'era un che fallo l'ho su segnalato solo Arnautovic io. sulla tre C'è quarti tutti, anche qua c'è un offensiva, fallo, però eh. l'arbitro non lo fischia nemmeno e quindi qua io andrei a vedere il VAR per un fallo a metà campo perché il nostro personale VAR e lascerei perdere l'azione offensiva del Genoa per capire se a metà campo c'era questo fallo. Cosa dite? Beh, ma fallo da giallo? No, fallo che l'arbitro Vabbè, non ha fischiato. un giallo non Arnautovic, dato sì, c'era un può fallo. condizionare una L'arbitro non ha partita. neanche fischiato un Uff, fallo. vabbè, quello Ok. sarebbe vivisezionare. Dire che manca un giallo è fare, secondo me, raccontare C'è la una partita. differenza, Non qui ci possiamo poteva stare raccontare il un fallo fallo. Ma sì, fischiato a ma metà campo, quello era un giallo. Ma certo, contrattenuta dietro di ma maglia che come? poteva Sei già essere un scampato. giallo? Ma No? certo, Lo ma facciamo in come una direzione Chirico, sola? come, allora, Chirico può dire Va quello che vuole, tu bene. anche. Sì, no, infatti è per Mica. quello che sto dicendo, Certo, facciamolo. certo. Però mi sembra che un giallo non dato sia un Questo qualcosa era che devi. giallo, ma non ha fischiato neanche fallo. Era una trattenuta da dietro con la maglia, esattamente la stessa cosa. È Però giusto, allora lì almeno ha fischiato segnalare. il fallo al Genoa, all'Inter neanche. Basta, infatti ti ho detto No, prima era dico, da giallo, quindi sì, anche vivisezioniamo. questo. Allora, Mamma qui. mia. Mentre si è reso conto che doveva ammonire, allora ha detto, allora adesso non fa. Sai, Compenso, che così nei sbagli due doveri è uno che volte. ci riflette sulle Eccolo qua, cose. Ma eccolo qua. comunque possiamo dire che sbagliano a caso perché semplicemente Non sono sono. all'altezza, Ecco. coraggio. Ma sì, Qua è non c'è una nessuna categoria arbitrale dietrologia. Punto. infima, bassa, bassissima, la peggiore in assoluto da quando io Sono esisto. Ho d'accordo. visto arbitri sicuramente pessimi, ma c'erano anche quelli bravi. Qui di bravo non ce n'è uno. Qui di bravo non ce n'è uno. E al VAR lasciamo perdere. Forse ce n'è Si uno. danno, si danno le lodi tra di Chi loro, si è? fanno Ce n'è le uno lodi. che male non Errati, è, ma ci sta considerato un genio del anchiedendo. VAR, l'inventore del VAR. Barella, Ben Barella. ritrovati, eccolo qua, il finale di primo tempo. Filippo, ritorniamo da te Ciala. subito. Sì, finale mica tanto Beh, perché sì, ricordiamo più che 7 siamo 7 minuti. minuti indietro. Çalhanoğlu, Finalone. tre quarti di destra, ora però il Genoa è tornato tutto nella sua
fase difensiva, quindi si fa fatica. Qui Barella ha una palla troppo impegnativa. C'ha la Noglu che comunque con il pressing riesce a mettere in difficoltà il Genoa. E quindi Barella, tre quarti, cross in mezzo, palla che rimbalza nell'area piccola. Brava la difesa del Genoa a buttare fuori la palla e quindi a far guadagnare comunque all'Inter un fallo laterale. L'Inter che rimane in possesso, c'è sempre il solito Darmian pronto a battere con le mani, c'è vicino Çalhanoğlu, vediamo se Darmian prova ancora la rincorsa lunga e il lancio dentro l'area di rigore con le mani. Sembra che sia così, rincorsa di Darmian, palla alta sul primo palo per cercare la sponda di Bissek. Barella ed Arnautovic che segna il gol dell'1-0. Marco Arnautovic, 1-0 per l'Inter, tiro di Barella, la grandissima parata di Martinez, la palla deviata con il al portiere del Genoa, inconcia sul palo, arriva sulla linea di porta Arnautovic con una calma olimpica, fa due stop prima di buttarla in rete ed è 1-0 per l'Inter. Gran gol, grande azione di Barella e poi Arnautovic mette in rete, vediamo se è fuori gioco, no, tutto regolare. Di Bissek? Sì. Vabbè, vediamo il replay e se c'è un VAR, però qua Martinez fa una parata fantastica, poi la palla carambola sulla coscia di Arnautovic che deve solo spingere in rete per il gol dell'1-0. Eccolo qua, forse c'è una spinta di Bissek che si libera. Bah, però poi sinceramente... Non lo so. Vediamo cosa... A me sembra veramente veniale, però... Sembra che il giocatore check, ci sarà sicuramente il check. Tanto... Beh, in Europa League alla Juve annullarono un gol, proprio una spinta Arnautovic di Brennero. Comincia a dire però quasi... Ma dai, Arnautovic non lo sa. No, è andato dall'arbitro, sua. Quindi dici forse gli ha detto ci che stanno stare. Controllando. No, sì, mi ricordo che mi annullarono un gol. Sì, sì, sì. Poi sai, anche lì l'entità della spinta è una cosa che abbiamo capito che rientra in quei parametri. Va a vederlo, tanto andrà a vederlo, ragazzi. Eccolo vediamo, qua, vediamo, dai. Vediamo. Beh, non è mica tanto venale. È comunque una spinta con entrambe le mani. Sì. Non mi ricordo in quale partita ho visto un arbitro dire spinta entrambe le mani. Questo è fallo, ragazzi. Se no, veramente scendiamo veramente. Questo è fallo. Lo butta in avanti e colpisce la palla indietro. È 1-0 per l'Inter. È 1-0 per l'Inter. Gol con validato, che ho avuto l'impressione che il giocatore del Genoa si sia buttato, lasciato proprio andare. Errati, hai fatto il tuo dovere, bravo Errati, grande Errati, grande Rocchi, grande VAR, vai, continuiamo così, avanti, dai. Grandi io parlo per quello che vedo, Thomas, ragazzi. Secondo me li mette le mani addosso, secondo me, e sbilancia la versa. Poi se la spinta è forte, non è forte, quello lo vediamo. Serafini, quello è da analizzare. Rivedendo, hai avuto l'idea che non fosse non ho avuto l'idea, ho avuto la certezza che ci fosse fallo e che fosse un gol da annullare, però. Secondo me, io parlavo di il VAR non è intervenuto su una cosa evidente, questo è un errore grave, ma non c'è niente da aggiungere, ognuno fa come gli VAR o non VAR, in Italia si fa come gli pare, evidentemente. Sì, esatto. Come gli VAR. Ma o magari è intervenuto, gli ha detto va bene. Può andare bene, non è questo, dai, onestamente, parliamo di calcio, lo spinge con due braccia, lo butta per terra, questo è facile. Mi ricordo che a Bergamo, Inter-Atalanta, e Gianbruno se lo ricorda bene, e il gol dell'Atalanta arriva con Lukman che prende Di Marco, uguale, lo sposta con due braccia, è vero. Il VAR non interviene, dà il gol, non ho visto... tutto sto scandalo. Ma questo è anche questo fallo è un episodio del 2023 ma non è che possono fare giurisprudenza di errori. Tu parla di quello che è successo stasera, l'errore là, questo addirittura in area. Una alla volta, aspetta. Allora, Serafini dice non può fare giurisprudenza un trascorso dove pure hanno sbagliato. Punto uno. No, ma io punto sono d'accordo con te, Luca. Il problema è che tu lo dici che hanno sbagliato, il problema è che altri invece non lo dicono. No, va bene, hanno ma questo io non lo so, quindi, non mi interessa. Io parlo dell'episodio di stasera, questo qua è fallo e il gol va annullato. Anche per quel che mi riguarda, io se c'è qualcosa che non è che ho dubbio da sottoporre. La cosa bella degli interisti è hanno un episodio a sfavore, te lo fanno valere per 30 anni, è come Ronaldo Giuliano. Poi ne hanno 10 a favore, di quelli
però non si parla, no perché noi, sai, nel 2023, no perché noi a Bergamo, ma parlate di questo, questo secondo voi, a parte invertite, cosa avreste fatto? Voi cosa avreste fatto? Tommy ha detto che l'avrebbe annullato. Se mi fai la domanda tu e cosa poi non vuoi fatto? La risposta, e ti ho detto già, a Bergamo è successo e amen, cioè, l'abbiamo no, rispondimi era una partita chiusa e l'hanno riaperta. Cosa ti devo dire? Cioè, ti devo dire che a Bergamo era fallo, non ce l'hanno fischiato, hanno riaperto la partita che era chiusa. Non c'è, Tommy ce l'ha fatta, tu no. Tommy ce l'ha fatta, tu no. Tu non ce la fai. Ma Marcello, però che tu mi venga a fare la morale su queste cose qua, scusami, ma rido di gusto. Cioè, che tu mi venga a fare la morale sugli episodi, perché tu parli mai degli episodi della Juve. Io sono qua, sono pagato per fare la morale a te. Ma no, che io che tu venga a dire a me che io non ce la faccio a dire se fallo o no, quando tu dei tuoi non dici mai niente, anzi, ti rubano le partite. Ma non è vero, dico. Per esempio a Bologna, ho detto che c'era un rigore per il Bologna, quindi cosa stai dicendo? Io ho sempre detto quello che vedo, però stasera, come vedi, se ne accorgono tutti, persino Tommy, che interista come te. È stato il primo! Per me, ragazzi. Io non ce la faccio con te, perché io riesco a essere obiettivo con le persone, veramente parliamo, facciamo i tifosi, basta. Perché sei talmente schierato dall'altra parte, che purtroppo non ti si può trattare con obiettività, mi dispiace. Sei tu che hai creato un mostro, mi dispiace Marcello. Se tu guardi è così, mi dispiace. Allora di Bergamo. Ma, però hai anche detto Filippo, l'unico sfavore che ha avuto quest'anno, l'unico a Bergamo. Ma magari per te è stata anche esagerata la reazione del giocatore, cioè quindi la spinta non così forte da... Sì, ha accentuato la caduta, è vero. Magari ci sta che dici, però non è per me, esatto. Non è da annullare. Forse ha valutato questo, perché le due mani le appoggia, poi bisogna vedere cioè come viene toccato, perché lui fa un grande volo, sì, lo spinge via, cadono però, tutti. Però è volato in maniera con due mani, la palla in maniera plateale, l'intensità dovrebbe valutare, è stato ingannato da questa cosa, però è fallo. Ci avevano fatto credere che l'intensità la valuta il VAR, no? Stasera Irrati non è riuscito a valutare l'intensità. Il più bravo che c'hanno, secondo Rocchi, di Varisti, non è riuscito a valutare l'intensità. È vero, abbiamo un problema arbitrale, Marcello. Capisci? Abbiamo un problema arbitrale, perché siamo ritornati quasi a peggio di prima del VAR, perché c'è una soggettività ridicola, doppia dell'arbitro. Ridicola. Allora, quanto vediamo un po'? No, ancora ho tempo per rimanere. 9 minuti di recupero. Sì. No, è tenuta dentro. Scusa, era un mio commento ad alta voce, mi sembrava che fosse uscita e che l'avesse allungata troppo per Bani. Acerbi, vai Filippo. Contrasto perso, ancora Geno in possesso di palla con Strootman, va a dare la palla a Ekuban che lascia l'incarico del cross a un compagno che in questo caso è Sabelli, va a puntare Carlos Augusto, lato corto dell'area di rigore, non crossa Sabelli, crossa adesso, riesce ancora una volta a trovare il tempo a Carlos Augusto, la deviazione del brasiliano, calcio d'angolo per il Genoa. Non benissimo in fase difensiva su Sabelli Carlos Augusto, che è vero che comunque la posizione la tiene, ma soffre un pochino le sovrapposizioni e gli affondi dei giocatori del Genoa sulla fascia. Tutto pronto per il cross, ci va Gudmundsson con il destro. Pronto Gudmundsson, arriva il cross in mezzo, in area, colpo di testa di Dragusin, papera di Sommer e 1-0 e 1-1 Genoa. Pareggia Dragusin. Vieni, Dragusin, Juve, la vendetta! Errore di Sommer, Dragusin, abbastanza evidente. Non so se c'è stata una deviazione sul colpo di testa del difensore del Genoa. Palla che entra sulla sua destra quando la Sommer la tocca anche, però mi sembra molto indeciso qua il portiere svizzero. Vediamo un po' se c'è una deviazione. No, sbaglia proprio Sommer. È lui. In una caduta 1-1. Brutto l'intervento di Sommer. Brutto l'intervento di Sommer, 1-1. 1-1, ragazzi, l'avevamo detto del resto che era una partita, no? Peraltro lui ha tirato una zuccata bella... Sì. Cosa, Luca? Ha tirato una zuccata bella potente, Sì. L'intervento di Sommer è goffo. In ritardo, sì. Però il tiro era... Ha tirato una bella fucilata di testa, sì. Quindi non una paperissima, un ecco. Adesso se va a rivederla sulla spinta me ne vado. Filippo, adesso tutto da... Sei contento? Ma aspettati di tutto, Luca. Aspettati di tutto, il circo va avanti, eh. Aspettati di tutto.
Chirico, Chirico, 1-1 palla al centro, dai, 1-1 palla al centro. Ma lui è secondo in classifica, è lì che vede. Mamma mia, è 2 mesi che va avanti così, un disco rotto. Su. No, io vi ho per la prima volta insieme, quindi non sapevo questi pregressi, vuole, sono nuovi. Ma no, ma siamo stati 100 volte insieme, le ho sempre rotto le scatole così stasera. Ma esagero, mamma mia, dai. Dai, dai, allora, Filippo, abbiamo capito che questa è una partita che non è... Comunque un giusto pareggio, non è incanalabile. Filippo, un giusto pareggio strameritato dal Genoa. Oh, dobbiamo dire... Beh, ma per questo essere obiettivo. Credo che sia nelle corde di tutti ammetterlo che il Genoa sì, ha legittimato. Sì, l'ho detto che anche se c'erano stati a momenti un po' di supremazia del Genoa, ma l'Inter ha creato almeno 2 o 3 occasioni molto chiare e il Genoa un paio hanno segnato... Tra l'altro su 2 calci laterali, ma è giusto il pareggio e va bene. Questo è un la fallo inventato, è bella, però, ragazzi. È una bella partita. Questo è un fallo inventato, eh? Ecco, Darmian proposito... prende il pallone e lui si butta lì dal fallo. Qua è un fallo inventato, guardatelo bene. No, ma... Punizione per il Genoa, 3/4 di sinistra, immagino. Molto arrabbiato Darmian con Doveri, 54 di gioco, i 9 minuti di recupero sono scaduti. Punizione per il Genoa, arrabbiatissimo Darmian. Tutto pronto? Sul pallone Aaron con il sinistro, pronto a mettere la palla dentro l'area di rigore, arriva il cross, esce Sommer di pugno, smanaccia, attenzione, il tiro di un giocatore del Genoa, non ho visto bene chi, non riesce a colpire bene la palla, alto sopra la traversa, rimessa dal fondo per l'Inter, e vediamo un po', anche qua Sommer non precisissimo in uscita, non è la serata di Sommer in questo momento, dovrebbe fischiare Doveri fra poco, aspettiamo solo quello. C'è la rimessa dal fondo, Sommer mette il pallone dentro l'area piccola. È stato prolungato il tempo di recupero. Sì, però siamo già a 55. Ma tutti e 2 i gol. Entrambi hanno gol, avuto... Finisce a Doveri, finisce adesso il primo tempo. Genoa 1, Inter 1. Allora Filippo, dai, resto da te così facciamo subito gli up and down e li commentiamo in presa diretta. Sigla, up and down. Pronti. Ah, aspetta, no, scusami Filippo, perché non vedevo, ho girato un attimo la testa, ho visto l'ospite che io tenevo d'occhio questo monitor, invece mi è comparso nell'altro, ma giustamente, insomma questa è la serata delle sorprese, io sono felicissima di dare il benvenuto, di abbracciare qui rigorosamente in diretta Luciano Moggi, ciao Luciano, benvenuto! Eccomi qua, buonasera! È arrivato allora, il direttore, ha segnato il Genoa. Questo pareggio in extremis. Chi ha parlato? È arrivato il direttore, ha segnato il Genoa. Gianbruno è inquadrato. Bravo, complimenti. No, perché io mica faccio per il Genoa, io non faccio per nessuno, faccio per quelli sì, che giocano bene. Sì, scherzo, Luciano. Di conseguenza, una di queste è l'Inter, secondo me. Adesso non è che ha strafatto in questa partita, almeno per adesso, però... È sempre una squadra che praticamente tiene in tensione gli avversari. L'hai sempre detto, sull'Inter, come tante altre cose, dal primo giorno io ricordo il tuo giudizio positivo su questa Inter sì, nessuno, 3.0 nessuno, di Inzaghi. Io condivido quello che dice Luciano, che saluto. Cioè, ma è giusto, l'Inter è la squadra più forte. Se però gli dai un vantaggio a partita, diventa ingiocabile affrontare l'Inter. Diventa ingiocabile. Moggi, vuoi parlare dell'episodio? Così ogni partita c'è qualcosa a loro favore, diventa ingiocabile. Chirico si riferisce al gol, all'episodio del gol di Arnautovic. No, perché ogni partita ce n'è una. Abbiamo appena lasciato Inter-Lecce, adesso di qua di nuovo, Genoa-Inter. La prossima con chi è? E troviamo qualcos'altro, dai. E cosa ogni dici, partita. Moggi? Noi siamo abituati a fare polemica ogni volta, poi a tramontare da fastidio. Vabbè, però succede ogni volta un episodio. Succedeva una volta siccome la Juve non ho visto, Marcello, con l'Inter bisogna stare zitti e dire sono fortissimi, per me hanno già vinto lo scudetto, te lo dico chiaro, sono forti, però se succede sempre a loro vantaggio una cosa ogni partita diventano ingiocabili, non si può giocare. Si può giocare dalla seconda all'ultima posizione, i posti UEFA e i posti di retrocessione, è inutile giocare il campionato perché ormai è già vinto. Eccomi. No, questo sfogo di Chirico su questo episodio incriminato del gol. Beh, guarda, siccome non ho visto dall'inizio della l'inizio della partita, non posso parlare. Ho visto gli ultimi minuti, una partita praticamente niente di trascendentale, e abbiamo visto il Genoa che praticamente punge con Gundogan, punge con Dragusin, punge con diversi giocatori. È riuscito a pareggiare una partita con una squadra di tutto rispetto. Però Giovanna, io adesso volevo
praticamente dare due, diciamo, non notizie, però volevo parlare di due argomenti importanti che stanno a cuore e che, di cui bisogna poi, o prima o poi, ma dal primo di gennaio in poi, parlare in maniera concreta per far capire alla gente quello che attraversa il calcio in questo momento. Posso parlare? Allora, guarda Luciano, facciamo così, perché io con questi 7 minuti in più è stata fermata la partita, ho l'obbligo pubblicitario per darti anche ampio raggio, perché sono successe cose importanti e ritorniamo proprio da quelle, do la palla a te. Faccio una cosa rapidissima, gli up and down di Filippo Tramontana che li stava facendo e li facciamo, dai, Filippo, così, dai. Pubblicità. E poi torniamo con queste due cose che potrebbero cambiare il mondo del calcio. Filippo. Allora, Parnautovic 6 e mezzo, giocato al di là del gol, un'ottima partita. Velocissimamente do Bissek 6 e mezzo, ancora sempre su alti livelli. E per quanto riguarda il terzo, metto Bastoni con un 6 e mezzo, che mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda invece i down, sicuramente Sommer, che purtroppo è incappato in un errore abbastanza grosso in un'uscita successivamente al gol ancora incerta, quindi 5 a Sommer. Thuram non mi sembra in grandissimo spolvero, in periodo un po' di flessione, 5 e mezzo. E il terzo, Carlos Augusto, bravo, un po' fuori partita, 5. Perfetto, pubblicità e ritorniamo subito in diretta, restate con noi. Cose, vediamo se sono telepatica, che hanno e potrebbero scombinare e sparigliare le carte. Lo stop al decreto crescita non verrà reiterato, quindi finisce col 31 dicembre e sono insorti i club. E poi la notizia che ha spaccato in due il mondo, il sì della Corte Europea ad un'eventuale Superlega con la FIGC, che ha detto no, nel 2021 c'è una norma che vieta, se partecipi alla Superlega, di partecipare al campionato italiano. Mantengo questa norma, quindi le società dovranno scegliere. Questa è l'ultima di Granina. Hai detto tutto te, Giovanna, quindi non devo dire nient'altro. Però ecco, a me intanto piace fare una precisazione, vogliamo dire, sul Napoli. Mi è dispiaciuto immensamente che di portare una notizia che praticamente poi il risultato non era, e cioè che il Pulma, dopo la partita con la Roma, il Pulma del Napoli aveva lasciato a piedi l'allenatore Mazzarri. Non è vero, ho potuto appurare, e chiedo venia di questa cosa qua. Mazzarri era rimasto a Roma perché ospitava alcuni parenti. Chiedo scusa al Napoli, a tutti quelli che, ai tifosi anche del Napoli, che praticamente io ammiro, anche perché sono stato tanti anni a Napoli e ho dato anche a loro tante soddisfazioni. Poi, per quanto riguarda invece il discorso della Superlega e del decreto crescita, ecco, lì bisogna la Corte Europea stigmatizza la posizione dominante di FIFA e UEFA e loro si difendono. Ma questa difesa purtroppo propende più per il mantenimento di potere di alcune persone meno per l'avvenire e il bene del calcio, questo bisogna tenerlo presente. La Superlega prenderà l'avvio intanto nel 2025, ma già FIGC e UEFA e FIFA minacciano di non far partecipare ai loro tornei coloro che praticamente si legheranno alla Superlega. Allora, lì bisogna fare un punto, e c'è un punto interrogativo da risolvere, perché nel dispositivo si legge che gli organi di qui sopra, cioè quei UEFA e FIFA e Federazione, praticamente non possono punire, è vero, chi praticamente si comporta in maniera diversa, ma possono estromettere. E quindi lì, secondo me, intanto c'è tempo fino al 2025, ci dovrà essere un accordo tra le parti, perché la Superlega sicuramente nascerà e praticamente si dovranno mettere d'accordo appunto su questo qualcosa che permette praticamente di estromettere, di non punire ma di estromettere. Quindi questo qui è un punto interrogativo che praticamente può portare a delle conclusioni diverse. È chiaro che il calcio è indebitato in tutte le parti del mondo, e dire di no alla Superlega quando le società di calcio hanno bisogno di introitare dei guadagni diversi mi sembra una cosa fuori dalla norma. Per cui ecco perché dico che si propende più a salvare la poltrona di qualche persona anziché praticamente portare avanti la politica per il bene del calcio.
Questo è un argomento che verrà trattato praticamente nelle prossime puntate da questa televisione, e ci saranno anche degli esperti che potranno dire la loro su questo argomento. Poi viene fuori il discorso di quello che hai detto tu, Giovanna, del decreto di crescita. Il decreto di crescita che riguarda la trattazione dei giocatori stranieri, secondo noi è stata la causa, e l'ho sempre detto in trasmissione, lo ripeto, del degrado calcistico del calcio italiano. Venendo a costare meno gli stranieri degli italiani, le società hanno fatto incetta di stranieri per completare le loro squadre, trascurando la qualità, mentre i nostri giovani praticamente se ne stavano tranquillamente in panca e alcuni in tribuna, e ne ha risentito la nostra nazionale, perché voi vedete che non è competitiva, e siccome la nostra nazionale è quella che rappresenta il calcio del mondo, noi praticamente abbiamo dei problemi di questo tipo. Detto questo, praticamente io non ho, hai parlato tu Giovanna, hai detto di tutte queste cose, dico e aggiungo che sarà un esperto nelle prossime puntate a stigmatizzare e a concretamente parlare di un argomento che potrebbe cambiare il calcio italiano. Tenete presente, e questo è un discorso importante, che l'UEFA e la FIFA, quando praticamente venne fuori il caso Bosman, praticamente si urtarono decisamente con la Corte di Giustizia, e sapete che da quel caso Bosman nacque la Coppa dei Campioni, e che adesso praticamente è in vigore ed è un torneo veramente importante. Quando voi adesso vedete questi signori che competono al contrario per non far entrare nella loro organizzazione praticamente chi dovrebbe entrare perché ha bisogno di soldi, e questa è una domanda che uno bisogna farsi. Per cui, sia per il decreto crescita, sia per quanto attiene il discorso della Superlega, nelle prossime puntate ne sentirete magari parlare meglio di me da qualcuno che è pratico del mestiere. Con grazie. Questo penso di aver concluso quello che sostanzialmente volevo dire. Grazie, no. A voi. Hai fatto bene, ma no, ma rimani giusto Moggi? No, qua bisogna vedere il secondo tempo. Ma chi è che va via? Io sto volentieri qui con voi. Ma infatti stiamo benissimo, tutti in compagnia. No. Hai fatto bene a sottolineare due argomenti, perché il mondo del calcio si invoca sempre che debba cambiare, poi quando c'è qualche cambiamento cerchiamo di seppellirlo, sotterrarlo. Invece bisogna far luce su quello che avverrà. Siamo sotto dittatura. Siamo sotto dittatura, e quindi chiaramente Marcello, è difficile, ma la dittatura, no? Cioè, in questo volte, momento la Federazione Marcello. Gioco Calcio col suo presidente si stanno comportando nel più, ma se faccio un'analogia politica alla Russia di Putin, alla Cina di Xi Jinping, alla Corea di Kim, cioè questo è, perché tu non puoi, di fronte a un'alta corte di giustizia europea che ti dà una sentenza e ti dice determinate cose, addirittura che è illegale il tuo monopolio, tu non puoi addirittura dire benissimo, adesso dovete firmare che non andrete mai a fare la scelta di campo, se no non partecipate nemmeno alla Serie A. Oh, ma chi comanda? No, ma guarda, l'Europa. Marcello, dentro un contesto politico europeo. Marcello, cioè, è stato fatto nel 21. Corte di giustizia, e deve valere. Siccome il signor Gravina dice sempre che le sentenze vanno accettate, si accettano le sentenze, l'accetti questa sentenza? Hanno perso? Avete perso. Eravate sicuri di vincere, avete perso. Non potete fare dittatorelli però, perché questa è dittatura. Dittatura allo stato puro. Cioè queste sono minacce gravi, tra l'altro, perché non puoi costringere una squadra. E io personalmente fossi Elkan, John Elkan, gli risponderei, ma non lo farà, perché tanto so che non lo farà, ma io fossi il presidente della Juve, ipotetico, direi benissimo, io non iscrivo la Juventus al tuo campionato, vediamo con chi lo fai. Vediamo, togliamo la Juventus. Cominciamo a togliere la Juventus. Magari anche il Milan dice no, non voglio, però non vedi voglio che nemmeno io partecipare. Tanti a Roma e Inter hanno già detto che non aderiranno. Insomma, il Manchester City. Sì, cioè ci però, sono delle forti realtà. Giovanna, scusa, però bisogna tenere presente che in questo contesto qui c'è nel dispositivo un articolo chiaro che dice non può punire la Federazione Italiana Gioco Calcio, ma può estromettere. E questo qua quindi sarà fonte di trattative tra la Superlega futura e soprattutto praticamente UEFA e FIFA, perché è Federazione Italiana Gioco Calcio, perché Gravina gioca molto su questo articolo del 2021, gioca molto e dice chiaramente che chi
parteciperà a campionati non di FIFA e UEFA potranno essere estromessi dalle competizioni nazionali. La posizione è pericolosa, è un tre quarti di sinistra, tutto pronto per il cross, vediamo se sarà un mancino o un destro. Il mancino di Aaron in mezzo, mette fuori Bissek, male, attenzione Vasquez, il tiro, la parata di Sommer, ancora una volta distratti su queste palle alte, questa volta l'errore è di Bissek che quando deve rinviare la palla con la testa la dà a Vasquez, no non era Bissek però, era Bastoni che spunta male la palla con la nuca, l'errore di Bastoni non di Bissek. 54 di gioco, corner per il Genoa, sul pallone ci va Gudmundsson con il destro, tutto pronto per il cross del numero 11 del Genoa, parte il cross in mezzo, alto, tutto solo, il giocatore del Genoa, non ho visto che ha colpito di testa, poi tacco di Barella, non riusciamo a ripartire, Sabelli butta la palla in fallo laterale a favore dell'Inter, protestano per un tocco di mano i giocatori del Genoa in area di rigore, Doveri dice di no, vediamo il replay, però intanto l'Inter ancora una volta ha rischiato grossissimo, era tutto solo in area di rigore, Vasquez che ha colpito la palla di testa da solo, un metro a sinistra, un metro a destra, non c'era un giocatore dell'Inter, non siamo sul pezzo, no. Non siamo per niente sul pezzo, soprattutto in fase difensiva, soprattutto sui calci piazzati. Adesso altra palla che stiamo rischiando di perdere, bravo Mkhitaryan, anche un po' fortunato, riparte Bastoni che allarga tutto sulla sinistra per Carlos Augusto che deve un po' entrare in partita, sta facendo molta fatica, Mkhitaryan orizzontale per Ciala, scambiano i due, largo c'è Barella, sulla sinistra non servito, si torna allora indietro da Acerbi che è in grande difficoltà, per la prima volta Acerbi lo vedo in grande difficoltà sull'uomo perché Ekuban lo sta facendo impazzire. Ora Bastoni sta per perdere palla, la recupera Barella, forse c'è un fallo su Bastoni, si va avanti, l'Inter guadagna un fallo laterale e rimane in possesso, l'arbitro stava fischiando il fallo su Bastoni, poi ha dato il vantaggio che non si è molto concretizzato, ora c'è un cartellino giallo per Gilardino per proteste e quindi si deve ripetere il fallo laterale. Serafini, che 1-1 è? Dove sta? No, io continuo a dire che come nel primo tempo è una bella partita, è aperta. L'Inter crea, il Genoa crea, è molto divertente, molto divertente. È evidente che una squadra come il Genoa, per cercare di fare una partita come quella che sta facendo stasera, debba dare il 101 certo. E l'Inter invece magari l'80, però il risultato è che è una partita equilibrata, vivace. Sì, ma la devi portare a casa tu Inter, voglio dire, adesso. Ma io Inter? No, tu, no, in generale, tu Serafino. Empirico. Cioè, il Genoa può accontentarsi sì. Tanta roba di un pareggio. Empirico? Attenzione, vediamo. Sì, beh, la devi portare a casa, aspetta, insomma. Aspetta, vediamo il replay, scusatemi. Vediamo. No. Fianco. No, questo è fianco, dai. Qua non... No, fianco e poi tira la mano indietro. No, non tocca neanche abbiamo il nostro uomo VAR che è fiero, che ha visto in diretta la spinta. Diciamolo. Quello che è giusto, sul fianco non tocca neanche il braccio. Esatto, sul fianco e poi il braccio lo porta indietro. Quindi sì, porta il braccio indietro, ma sul fianco. Qua non c'è nulla, come esattamente la dinamica. Non c'è niente, confermo. Ditoglielo a Tramontana, non c'è niente. Ma è tranquillo Tramontana. Io sono tranquillissimo. Non c'è niente, non è rigore. Era da annullare quel gol là, non sono tranquillo perché non stiamo giocando bene, però del genere che chiedono il rigore contro l'Inter, ma dai, mi ammazza me. Possibile. Poi tra l'altro non c'è. Però, vedi, non c'è. Filippo non è tranquillo perché non stanno giocando bene. Stiamo gestendo bene la partita come succede, come capita di solito, però effettivamente insomma non è che si può essere sempre al 100%. Poi il Genoa, ripeto, bisogna dare meriti anche all'avversario. Il Genoa sta facendo una grande partita. Sui calci piazzati li prendono Ciala, sempre loro. Tre quarti centrale, Ciala, anche abbiamo dei a centrocampo, non abbiamo la gente al 100%, si vede che Ciala non è al massimo. Attenzione al cross di Bastoni, Dragusin mette fuori, poi va a recuperare Ekuban che poi spazza, addirittura diventa un lancio per Gudmundsson che per poco non mette giù la palla perfettamente, ma riesce comunque a portarsela sulla fascia. Attenzione al cross di Gudmundsson, Bissek anticipa Sommer in uscita, poi Mkhitaryan per fortuna subisce fallo, calcio di punizione, ma noi andiamo in grandissima difficoltà sulle palle alte in area di rigore. Adesso per esempio Bissek e Sommer hanno un problema di comunicazione, Sommer esce, Bissek lo anticipa, per fortuna lo anticipa verso l'esterno e quindi fuori dall'area di rigore.
Però continuiamo a soffrire anche questo lancio lungo di Ekuban dall'intellare del Genoa, va a pescare Gudmundsson a metà campo, poi Gudmundsson è bravissimo a mettere giù un pallone difficilissimo. Vediamo ancora Inter in avanti, Çalhanoğlu carica al destro, va a cercare un 2 con Arnautovic che però è in ritardo, perde palla ma la riconquistiamo ancora davanti con Bastoni. Ora l'Inter prova a spingere ma rischia quando poi il Genoa riparte. Ancora Mkhitaryan, tre quarti di sinistra, va a verticalizzare per Çala, spostano bene il pallone, Bastoni in posizione di cross, arriva il cross di Bastoni in mezzo, dai. Attenzione Carlos Augusto, ci mette un quarto d'ora a tirare in porta, poi Acerbi questa volta anticipa Ekuban, forse c'è un fallo su Acerbi, l'arbitro non lo fischia, si va avanti, attenzione che allora che il Genoa può ripartire partito. Sulla sinistra, questo era fallo su Acerbi, Aaron può spingere, Darmian prova a rincorrerlo, Aaron va fino in fondo, arriva il cross in mezzo, spazza Mkhitaryan all'area di rigore, ancora il destro al volo di Badeli, una roba bruttissima, palla in fallo di fondo, rimessa per l'Inter, però sono squadre lunghe, molto sbilanciate, soprattutto l'Inter, che attacca ma quando poi perde palla riparte. Qua Acerbi ha provato l'anticipo su Ekuban, secondo me ha subito fallo, ma comunque l'arbitro non ha fischiato, si è ripartiti e lì eravamo scoperti sulla fascia. Solo Sanchez in barriera, un pochino più staccato Çalhanoğlu, che non so che servirà per, probabilmente per un tocco corto la posizione di Çalhanoğlu, che ora che però si allontana. Tutto pronto, parte il cross di Gudmundsson, Bissek, ma la palla la prendono ancora loro, sempre loro, Retegui di testa, ragazzi, fuori alla destra di Sommer, forse ancora Dragusin, la palla esce alla destra di Sommer, ma non l'abbiamo presa mai sui calci piazzati, non l'abbiamo presa mai. Diciamo, mai. Che non siete bassi. Tolta la partita, la prima partita iniziale, che comunque non faceva molto testo con la Fiorentina, il Genoa poi ha quasi fermato il Milan, ricordiamo cosa accadde, tantissimi dubbi con la rete di Pulisic o meno, ma comunque il Genoa la sua prestazione l'aveva fatta. Ha fermato la Juventus, ha battuto la Roma con un calcio spumeggiante. Qualcuno mi dirà, non è che ci voglia molto a fare un calcio spumeggiante contro la Roma. No, ma sempre sta fermando giocato l'Inter. Sì, sì. In casa del Genoa vanno fatti grandi complimenti. Non è finita, perché mentre Serafini la pensa in un modo, non gli rovinate la guffata finale. Niente, non gliela rovinate. Beh, ma Chirico è giusto, ognuno si tiene il proprio, certo. Il proprio dai, mood. Dai, che è maturo, dai, che è maturo. Çala, tre quarti centrale, c'è tutto il Genoa, però chiuso. Çala va un po' per vie orizzontali a cercare Bissek. Chiuso da Malinowski, ancora Çalhanoğlu, Çala va a cambiare tutto sulla sinistra dove c'è libero Bastoni che può provare il cross col mancino, arriva il cross di Bastoni, Sanchez toglie la palla a Frattesi, Sanchez toglie la palla dalla disponibilità di Frattesi, poi rimane a terra, sembrava lucato, chi è? Rimane a terra Frattesi che ha preso un colpo in testa, vediamo cosa è successo, cross di Bastoni, non è Frattesi. Mamma mia, Dragusin qua gli fa un braccio teso. Vediamo un po'. Espulso, doppio giallo, espulso. Mamma mia. Preso in testa Frattesi. Dragusin. Sanchez qua ha tolto la palla dalla testa di Frattesi. E sta per entrare Klassen. Anche Klassen Pavard non gioca da Bergamo? No, ha giocato, ha giocato contro il Lecce. Sì, okay. Sì. È vero che una battuta d'arresto ci può essere, però è vero che il Genoa ha messo in difficoltà tante grandi e non solo. È tutto vero, ma c'è un ma o no? Archiviamo così, posto che non è finita. Ma io credo che incontrare il Genoa non è facile. Su questo penso che non ci siano dubbi e l'ha dimostrato in altre occasioni. È inutile stare a parlare sempre della stessa cosa. In questa partita è mancato completamente il centrocampo, le idee non sono venute fuori, gli attaccanti sono stati serviti male, ripeto ancora una volta che è andata in crisi pure la difesa perché ha subito dei contropiedi in quanto che la densità del centrocampo è mancata completamente. Questa è l'Inter di oggi e poi può essere una partita come un'altra che può andare male, ma è sempre un punto preso in trasferta contro una squadra del Genova che ha fermato praticamente tante grandi, quindi è da prendere col beneficio, però certamente l'Inter non è stata brillante. Quella solita pimpante, quella che praticamente va con facilità davanti al portiere dell'avversario e segna gol. Probabilmente la mancanza di Lautaro si sente più del normale. Va via Bastoni, no, Bastoni rimane lì. Pallone ancora per Gudmundsson che prova ad andare via Bastoni, gli tocca la palla a Bastoni, fischia. Doveri, finisce qua. È finita. 1-1 tra Genoa e Inter. Un pareggio che comunque
per come l'Inter ha giocato, accettiamo assolutamente di buon grado. Quindi insomma non è, è un punto ma che per hai, come l'Inter per era come oggi, nelle condizioni in cui era l'Inter oggi, va bene, perché non ci meritavamo di vincere, abbiamo giocato una partita secondo me sottotono, con tanti giocatori sottotono, e in un campo comunque molto difficile, non si può sempre vincere, anche se lo speravo, e il Genoa ha meritato assolutamente di ottenere il risultato e quindi me lo prendo volentieri. Questo, anche l'ultimo intervento di Acerbi denota una grande difficoltà a livello proprio psicofisico. Eh? Sì, non sono lucidi. Acerbi, che è uno tranquillo, qua la palla è di Sommer, da solo finisce la partita. Acerbi va a togliere la palla a Sommer quando non c'è nessuno del Genoa all'intorno e regala l'ultimo possesso al Genoa, che se mette la palla in mezzo poi sono cavoli amari. Quindi va bene così, ci pigliamo il pareggio e amen. Pareggio giusto. Vedi, Chirico, per 4-5 volte la Juve aveva giocato prima, vincendo e mettendo pressione all'Inter, no? Se vedi quanto a volte il calendario da quel punto di vista... Questa volta è il contrario, cioè tu, come ti dicevo, adesso posso dirlo, è comunque, insomma, affrontare la Roma, che è arcigna, rognosa come il suo allenatore, però gioca consapevole... Peggio della Juve. La Roma gioca peggio della Juve. Sì, appunto. Quindi domani chi appunto gioca un po' meglio dell'altro vince. Bravissimo, e non ci vuole molto. Giusto per giocare un po' meglio della Roma. Da quel punto di vista credo che la Juve abbia... Cercare di giocare un briciolo meglio della Roma. Tutto insomma, questo. Da che annullare era, Lukaku, fuga. Perché saranno più pericoloso sarà lui. Dybala non mi preoccupo, perché tanto se gioca un quarto d'ora si fa male. Quindi non mi preoccupa più di tanto. E anche loro non è che hanno una grande difesa. Non mi sembra proprio una squadra che è attrezzata al punto da poter... da poter dire che sì, cioè ti può mettere in difficoltà perché tu crei sempre molto poco, cioè la Juventus ha il difetto di creare molto poco, deve creare di più, speriamo domani di creare più occasioni e di fare gol. Domani dovrebbero partire in partitella, oggi lui ha provato Vlahovic con Ildiz. Quindi insomma, potrebbero partire sti due con Chiesa che subentra. Che subentra, che non era proprio, insomma, rientra dall'ennesimo acciacco muscolare. Serafini. No, vedi, non era circolare, non era muscolare, era tendine rotuleo. Ah, è vero, hai ragione, tendine rotuleo. Un fastidiuccio. Sì, è brutto. Quello, il tendine rotuleo me lo ricordo con Ibrahimovic ai tempi dell'Inter, insomma, che gli diede non pochi problemi fino all'ultima gara col Parma. Serafini, hai visto, io il pareggio era scritto, però... No, non era scritto, no. È un risultato giusto, continuavo normale, a perché, ripeto, come se il Genoa dà il 100% come ha fatto e l'Inter dà il 70%, viene fuori l'1-1, anche al Genoa sta bene, perché più di tanto nel secondo tempo in cui l'Inter sicuramente ha avuto più problemi, non è che abbia creato così tanto, due palle gol chiare le ha avute anche l'Inter, è una serata che non sposta di una virgola la corsa allo scudetto dell'Inter. Io non capisco perché niente di ciò che accade all'Inter non possa spostare la corsa. E cosa accade all'Inter? No, che è un campionato, voglio dire, non ha una distanza così epocale dalle insomma, sono 5 punti sulla seconda e 12 sulla terza. Però la seconda deve giocare. A Capodanno io avrei firmato. Deve giocare domani. Avrei firmato, sì, va bene, vince il Milan, va a meno 9, ma credo che in questo momento la corsa è onestamente tra l'Inter e la Juventus. Non ci sono altre squadre che riescono a stare in cima, perché prima che torni la Champions e che può rimescolare in parte le carte, ma se fai come il Napoli che c'era arrivato con 15 punti, poi ti puoi concentrare sulla Champions. Alla fine vedi che anche i dati sono simili, 16 tiri, 4 a 6, insomma succede, non è che puoi vincere un campionato arrivando a maggio avendo vinto tutte le partite. Questa è una partita, il Genoa è una delle squadre fatte apposta più per ostiche, mettere in difficoltà le grandi, perché ha un'organizzazione di gioco, un pressing, è compatta, è corta, non ti dà molti spazi, non ha una qualità eccelsa, infatti tu alla fine esci sull'1-1, ma magari potevi anche vincere la partita perché la differenza c'è. È più scadente in attacco, l'Inter aveva le polveri molto bagnate, perché è vero Thuram rispetto al solito, ma né Arnautovic né Sanchez hanno aggiunto una virgola, e in più ci mette anche i centrocampisti che hanno avuto poche idee, insomma capita una serata di questo, e poi fra Natale e Capodanno... Però Luca, se domani la Juve vince va meno 2,
E manca una giornata per il girone. Sì, cioè, per no, perché noi parliamo ma sempre di un campionato. La Juventus ha pareggiato ammazzato a Genova non più tardi di 10 giorni fa. Sì, sì. Quindi, però cioè, io traggo che Sanchez e Arnautovic non sono, perché non è la prima, al di là che ha segnato, che abbia segnato solo davanti alla porta, però non è la prima volta che bene, no, allora, si dimostrano questo, non questo dei è un argomento, perché tra le molte cose che ha l'Inter più degli altri, secondo me ha una rabbia non repressa dopo la finale di Champions. Ha un gruppo di italiani molto solido e molto forte, secondo me questo ancora un valore ce l'ha. Ma ha anche il fatto che si fa un po' meno male degli altri. Allora, e soprattutto in attacco, dove ha l'unico tallone di Achille, perché in tutta onestà né Arnautovic né Sanchez, soprattutto Sanchez, sono all'altezza, per esempio, di Dzeko, che se n'è andato da qualche mese, come ricambio a quei due lì. Lautaro si fa male, ma sta fuori 2-3 partite forse e poi te rientra. Thuram sta tirando la carretta dall'inizio, quindi può avere una serata particolarmente, non particolarmente felice. Il problema è solo quello, cioè devi pregare che ti stiano bene quei due lì, perché altrimenti poi davanti qualche problema. Però voglio dire, sì, sì, in tu vedi generale anche dopo una peggio serata così, lui l'ha definito a un certo punto un disastro. No, chi male ha definito? Sì, sì. Fierro? È male, ah, molto ecco, male. Vedi, io non avevo sentito, hai sentito che Fierro è molto disastro male, il centrocampo è mancato. Io sono d'accordo con Luca, cioè è vero, abbiamo giocato una partita al di sotto, molto al di sotto delle nostre possibilità, e Thomas ha ragione, però non possiamo fossilizzarci no, su una no, partita, certo. Anche la Juve sta tenendo un ritmo alto, noi siamo vicini alla Juve perché la Juve a sua volta sta tenendo un ritmo Filippo alto, ma se guardiamo i numeri, l'Inter ha 45, gira 45, cioè finisce l'anno con 45 punti, ha 42 gol fatti, 8 subiti, ha perso una partita, ne ha pareggiate 3, le altre le ha vinte tutte, ha 45 sì, no, punti, cosa, parliamo, non è che puoi io vincere tutte le domeniche, tutte le partite, certo, io cioè parlo col di Genoa questa che sera, è una squadra ragazzi, che tra l'altro ha fatto, come diceva prima Alberto, ha fatto soffrire tutte, non eri al tuo meglio, e è capitato che il Genoa, tra l'altro, ha giocato una bella partita, giocatori interessanti, Gudmundsson è uno che da solo ti fa girare una squadra, da solo, e non l'ha fatto solo oggi, l'ha fatto da tutto il campionato, quindi chiaro che speravo di vincere, ma non è che si può vincere sempre, oggi bisogna dare meriti agli avversari e giriamo a 40, finiamo l'anno a 45 punti, vediamo se riusciamo a girare dopo il Verona a 48. Tutto giusto Filippo, io parlo della partita di questa sera, la prestazione dell'Inter, il centrocampo, come diceva il direttore, è mancato di fantasia. È nessuno vero, che ha fatto una giocata sui calci piazzati loro, non abbiamo preso una palla, è vero, il portiere è stato insicuro, quindi è stato proprio in sì, generale alla fine, se una serata dopo tutto questo disastro quanto hai fatto a Genova 1-1 1-1 mi sembra il un segnale è un cioè, segnale il portiere va benissimo, non para, parlo il centrocampo non gira, l'attacco non gira. Ci e alla fine essere cosa fai? Non perdi. Sì, sì. Magari l'anno scorso avremmo perso, ma perché tu sei ben abituato, caro Thomas. L'Inter tante volte quest'anno ha ammazzato le partite nella prima mezz'ora. Sì, no, ma io parlo della suonava prestazione l'avversario di questa sera, e ragazzi, poi andava in abbiamo discesa. Giocato così e il pareggio è giusto, 1-1, tanti però si può sbagliare anche una partita. Beh, se no, allora le vinciamo ma tutte, sta, chiudiamo ma il campionato, no, no, certo. L'Inter ha vinto il guarda, campionato guarda, e finita così. Non è questo. Comunque senza guarda da un altro punto di vista. Stasera è un punto guadagnato. Certo, ma non abbiamo attaccanti, Marcello. Punto, che abbiamo solo un attaccante. Anche se Arnautovic segna, doveva essere annullato, beh, ma comunque Arnautovic non vale. No, assolutamente, assolutamente. No. Ma neanche Sanchez, neanche Sanchez. Rende di più. Anche Sanchez non pensare. Ma perché fa anche un lavoro sono due giocatori che è a 360 che non gradi, Lautaro è un uomo squadra, è un giocatore che è veramente ovunque, trascina. Moggi no, perché Lautaro basta che fai un piccolo errore, ti punisce. Ah sì? Ti sì, punisce. Sì, sì. C'è poco da fare, guarda a Roma, tante volte ti punisce immediatamente. È vero, è vero. Caro Moggi, allora, se va così male, è un pareggiato, Moggi, dice Tramontana. Caro Moggi che mi dice... Ho già spiegato, secondo me, il centrocampo, però l'Inter c'è anche un altro problema. Oggi mancava Lautaro e quando Lautaro sta in campo tiene ferma la difesa avversaria, bravo, che invece oggi liberamente veniva giù praticamente e faceva dei contropiedi decisionali. Se ci fosse stato Lautaro stava più bloccata, le partite vanno anche guardate in questo senso. Cioè, e non è un pregio, attenzione, che all'Inter se manca Lautaro ci siano questi problemi, però la realtà quando c'è un giocatore che fa paura la difesa avversaria e anche la mediana stanno bloccate, non si muovono. Invece qui il Genova ha avuto
tutto ampio raggio proprio di fare contropiedi, credo sì, Luciano, che va. Sia stato molto Luciano, è mancato il centrocampo dell'Inter, nessuno che dettava il passaggio. Sì, ma ti sto dicendo, a parte questo, c'è anche il problema di Lautaro, che praticamente voi avete visto il Genova in libertà proprio veniva avanti. Poi il centrocampo non faceva densità e metteva in crisi la difesa. Certo. Io credo che sia un punto importante invece questo qua che ha preso l'Inter, perché il Genova può mettere in difficoltà chiunque e c'ha delle punte che sanno anche fare dei gol, quindi mettono paura anche agli avversari. Poi la fotografia dell'Inter, ragazzi, lo sapete dove si vede? Nell'intervento finale di Acerbi. Era solo per non aveva avversari, ha rimesso la palla al centro. Certo, voglio certo. dire, è proprio mancanza di idee. Sì, no, e quando certo. ci sono queste qui, io ho detto prima, vedendo l'Inter un quarto d'ora prima, ho detto che hanno mangiato troppo panettone. Mi sa che avevi ragione, direttore, il panettone. Sì, sì, perché è stato tutto un insieme di cose che non sono quadrate. L'approccio è sbagliato. No? Perché l'Inter sicuramente. Ma non è questione di approccio, è questione non ce la facevano. Sì, no, la partita è sbagliata. Si può sbagliare una partita. Ma è sbagliata, primo, perché comunque l'avversario ti ha messo in difficoltà. E ok, quindi c'è anche l'avversario, non è che. Però è sbagliata anche perché io vedevo tanti giocatori che non ce la facevano a livello fisico. Cioè, comunque arrivi dai 120 minuti col Bologna, poi hanno giocato praticamente gli stessi con il Lecce, poi oggi gli stessi contro... Non avevi i cambi perché certo. Darmian gioca sempre, c'ha 34 anni, Acerbi gioca sempre, c'ha 35 anni, Lautaro non ce l'hai, Di Marco non ce l'hai, quindi sempre Carlos Augusto e gioca Arnautovic. Cioè, che comunque ha 34 anni, ha giocato un cavolo fino adesso, quindi lui ce la può fare. Però, per dire, cioè, soprattutto i quinti, le fasce dove... Inzaghi cambia sempre tanto, dopo un'ora toglie Di Marco, dopo un'ora toglie quell'altro perché non ce la fanno più. E se non hai Carlos Augusto oggi Filippo, è sufficiente guardare la fascia dove solitamente gioca Di Marco. Hanno fatto l'ira di Dio, se Di Marco fanno i difensori, gli avversari. Quindi voglio dire, è una partita che è nata così, ha preso un punto e non sempre si può vincere. Certo, no, e giusto, l'Inter, ecco, se si può dire soltanto. È vero che all'Inter mancavano i migliori, ma l'Inter senza migliori praticamente potrebbe vincere con il Genoa, non dico facilmente, ma ci sta che possa vincere. Oggi invece ha puntato il pareggio il Genoa. Su questo penso che non ci siano dubbi. E le lacune dell'Inter praticamente sono state il centrocampo, ma la difesa è andata in bambola, e soprattutto l'intervento finale di Acerbi lo dimostra. Ma il centrocampo che non ha funzionato, senza idee complete, fermi, giro palla lentissimo. Beh. Questo permette agli avversari di marcare con facilità e poi ripartire. E questo è successo. Quindi, poi dopo, ripeto ancora una volta, se manca Lautaro, la squadra avversaria ha meno paura, si spinge di più, fa la partita e succede quello che è successo stasera. No, ma come ho detto prima... Luciano, come ho detto prima, gli 8 gol che ha fatto come si chiama l'attaccante nostro? Non mi viene neanche in mente il nome. Sono talmente Thuram, scusami. Sono venuti quando c'è Lautaro in campo. Capisci? Quindi è fondamentale. Oggi mi sembrava un pesce fuor d'acqua proprio. Ci sta, per l'amor di Dio. Sono d'accordo con te, però si completano i due. Certo. Perché vedi e questo potrebbe essere anche un lato negativo della squadra. Perché se manca uno, e se manca quello più importante, perché Lautaro indubbiamente è quello che incute timore agli avversari, e praticamente quando c'è lui in campo trova più spazio anche Thuram per entrare. Attenzione. Quando un attaccante è marcato da due, lasciano spazio per quello che c'è. Di attaccanti del Thuram, certo. E questo non è successo oggi, quindi non c'è da lamentarsi. Fidegotti ha pareggiato una partita in trasferta, certo. È sempre in classifica, quindi una partita può andare male e stasera non è certamente andata bene, ma sembra che sia diventata una sconfitta non è. No, assolutamente. Io dico solo, e ci torniamo dopo la pubblicità, perché tra l'altro vi do questa notizia, che noi siamo in attesa di avere gli allenatori in diretta, perché è un nostro campo, il Ferraris, e quindi avremo Gilardino e avremo Simone Inzaghi.
Io dico che quest'Inter... Comunque non è un dramma pareggiare a Genoa. Cioè, con questo Genoa qui di quest'anno qui, fare un pari a Genoa non è una tragedia. Poi devi ancora ringraziare, non ti hanno annullato neanche un gol, quindi... cioè, e quello è un episodio di cui parleremo quando potremo mostrare le immagini, la spinta di Bissecchi in occasione del gol che ha sbloccato la partita, segnato da Arnautovic. C'è stato un check evidentemente errato tra l'arbitro Irrati, l'arbitro Doveri e il VAR Irrati. Ben ritrovati! Beh, io voglio andare da Chirico, prima però passo da Filippo Tramontana perché in attesa di avere Simone Inzaghi, io voglio sapere, eravamo agli up and down del primo tempo, ma io vorrei gli up and down di questo finale di partita infinita, no, caro Filippo? Dai! Oh, la sigla è doverosa. Allora, Arnautovic 6,5, comunque uno dei migliori, al di là del gol... tiene alta la squadra e fa comunque tanto lavoro, mi è piaciuto, 6,5, l'altro è Bissek, lo confermo, anche se poi esce sempre 6,5, e poi mi è piaciuto molto Bastoni, che ha spinto molto sulla fascia, è stato uno di quelli più propositivi, più in gamba, e quindi 6,5 anche a Bastoni. Per quanto riguarda quelli che scendono, Thuram, che non è mai entrato in partita, 5, Carlos Augusto, stesso discorso, 5, e i terzi ce ne sono tanti, c'è Sommer però su tutti. No, lascia stare, faccio io il terzo, mi lasci fare il terzo. No, e Sommer è su tutti che comunque ha sbagliato e ha fatto una papera sul gol di Dragusin, quindi 5 anche a Sommer. Vabbè, però ti posso chiedere chi aggiungeresti? Dai. Doveri, Irrati, 0. Doveri, Irrati, 0. Voto all'arbitraggio di... ma Irrati doveri, era... Irrati, 0. Esatto, perché poi dobbiamo la coppia, perché lì c'è stato pure un check, insomma, in occasione cioè, di non quel... so cosa gli ha detto il Irrati. Quello lo scopriremo. Cosa gli ha detto? Ma adesso poi tanto gli avrà ci detto, fa sentire hai fatto Rocky, bene, Rocky non ci c'è spiega niente. Tutto. L'anno spiega prossimo tutto, lo potrai però. Sentire. Ma Rocky è così contento dei suoi arbitri, della discrezionalità. Sì, poi Irrati il migliore che ha, fuori classe, quindi. Finché così siamo rovinati. Una cosa possiamo dirla, che sbagliano random, sbagliano assolutamente, potrebbero sbagliare in qualsivoglia partita contro qualsivoglia Inzaghi, febbre. E non era facile, perché su questo campo qui già altre squadre, Roma, Juventus, Napoli, insomma non hanno strappato i tre punti. Quindi volevo chiedere se stasera tornate a Milano con la consapevolezza di aver guadagnato un punto o invece un po' amareggiati pensando di averne persi due. Chiaramente non siamo contenti del pareggio, perché volevamo vincere, ma sapevamo che avversario avremmo trovato, un avversario che sta bene fisicamente, mentalmente, che ha messo tanta intensità in campo, e chiaramente dopo aver trovato il vantaggio mancava 1:20, dovevamo essere più bravi nell'occasione del pareggio, però... come ho detto, onore anche al Genova che ha fatto un'ottima partita e ha meritato il punto sul campo. Ci sono altre domande, prego. Ciao Simone, due cose. Quanto è stata decisiva oggi la componente fisica a 360 gradi? E qualcosa sulla scelta, diciamo, di Bissek, se è stata una scelta tecnica, se Pavar ancora non è pronto per partire definitivamente all'inizio come era prima? No, per quanto riguarda Pavar, ha avuto un infortunio complicato, però è 7-8 giorni che sta lavorando nel migliore dei modi, quindi chiaramente è stata una scelta tecnica. Il ragazzo già con Lecce ha dato ampia disponibilità per giocare dall'inizio, ma stasera è stata una scelta. E per quanto riguarda la condizione, abbiamo fatto una partita, abbiamo tenuto fisicamente una squadra molto intensa, che sapevamo che soprattutto qui a Marassi aveva perso la prima partita con la Fiorentina e poi in modo rocambolesco un'altra partita col Milan, e poi insomma aveva dato fastidio a tutte le squadre, e una volta trovato il vantaggio chiaramente dovevamo essere più bravi. Il secondo tempo abbiamo avuto quell'occasione dove è stato bravissimo il loro portiere su Acerbi, e poi insomma abbiamo preso un paio di ripartenze che dovevamo evitare e siamo stati bravi a rimediarle. Altre domande? Grazie.